Tommaso Aveta, direttore artistico di Tici Porto e del Cannocchiale. Che cos'è il Cannocchiale? Buonasera a tutti, il Cannocchiale è una rassegna di divulgazione scientifica che abbiamo promosso a Tici Porto nella stagione 2018 allo scopo di introdurre le varie discipline delle scienze dure e delle scienze umane al grande pubblico. Il Cannocchiale ha iniziato una collaborazione con la Galleria Auchan di Ancona. Di che cosa si tratta? Si tratta di un bel esperimento. Le Gallerie Auchan sono uno sponsor di Tici Porto da almeno un paio d'anni e hanno valutato molto positivamente l'impatto culturale e sociale di questa rassegna. Di conseguenza hanno avuto questa pensata di trasferire questo momento di divulgazione all'interno delle Gallerie Auchan. Noi siamo stati da subito entusiasti del progetto perché ci interessa fare cultura nei luoghi meno pensabili per la cultura, nei luoghi più strani, ecco, perché crediamo che la cultura sia una cosa che vada vissuta nella dimensione quotidiana e quindi, perché no, anche in un centro commerciale. E oggi inizia una rassegna di 3 appuntamenti. Di che cosa si tratta? Esattamente, abbiamo progettato questa rassegna dal titolo Ancona un'identità. Si tratta di 3 appuntamenti in cui ragioneremo dell'identità cittadina e del territorio partendo dai beni di questo territorio. Quindi tratteremo nel primo appuntamento di oggi il patrimonio artistico, come le grandi opere del nostro territorio plasmano l'identità della cittadinanza. Il 22 febbraio proseguiremo con la professoressa Sara Ruschioni dell'Università Politecnica delle Marche, che ci parlerà del patrimonio ecologico e faunistico e dell'interazione con l'uomo, e la terza giornata, venerdì 15 marzo, il professor Antonio Lucarini ci parlerà del patrimonio architettonico e urbanistico e dei principali monumenti del territorio e di come questi plasmano l'identità culturale dei cittadini. Grazie mille. Grazie.